Sono certo che ci sarà un perfetto feeling tra di voi. Bastardo! Fare animazione in Italia è davvero difficile. Dalla fine del Carosello, programma che aveva garantito lavoro a molti degli studi attivi nel paese dello stivale, il settore ha fatto molta fatica a trovare finanziamenti e stabilità. Tra volumi massicci di importazioni, il monopolio della Rai e una considerazione della tecnica ancora legata alla sfera infantile, gli unici che sopravvivono sono quelli che riescono a lavorare attivamente con produzioni estere. Basti pensare a come l'unica realtà emersa dopo la Rainbow sia l'acclamata Movimenti Production, uno studio molto grande che, quando non produce cartoni per bambini da trasmettere sui canali della TV pubblica, lavora più che altro con entità non italiane. Le serie legate al nome di Zero Calcare sono state finanziate ad esempio da Netflix, che, se ci pensiamo, è a dir poco assurdo. Va bene che è un fumettista e questo già fa storcere il naso a chi deve metterci i soldi, ma stiamo parlando di un artista che vende sfaceli di copie ad ogni uscita, è stato in grado di intercettare un pubblico che i fumetti non li legge ed è già popolare anche fuori dall'Italia. Se per permettergli di fare qualcosa di bello con dei talenti tutti italiani deve arrivare la multinazionale a cui in fondo dello stato dell'animazione italiana non importa proprio niente, la situazione si delinea praticamente da sola. È un settore precario che purtroppo ha goduto poco dell'esposizione internazionale ottenuta col lavoro di Doghead e ha ricevuto un'ulteriore batosta quando l'ormai ex ministro Sangiuliano, sia lodato Dio, ha tagliato i finanziamenti pubblici lasciando l'agnello in braccio ai lupi. E quindi, com'è possibile che in questa situazione così sfavorevole emerga un film, un lungometraggio che dal trailer sembra letteralmente Barbie lo schiaccianoci con la sceneggiatura di The Lady? Com'è possibile che lei, chi è? Una cantante dal nome terribile con addirittura 321 ascoltatori mensili su Spotify, abbia ricevuto finanziamenti dalla Direzione Generale Cinema e Audiovisivi del Ministero della Cultura in un paese che a breve li nega persino a Zero Calcare? Cosa diavolo ci fanno Luca Ward, Jake La Furia, Marco Mazzoli e Rudy Zerbi in una produzione del genere? Ma soprattutto, perché un film che si chiama Pop Music parla del mondo della moda? Bentornati cowboy spaziali, io sono Italo e oggi cercherò di rispondere a queste domande dopo aver passato diverse settimane a cercare di capirci qualcosa. Prima di cominciare vi ricordo che se volete salvare l'animazione italiana basta iscriversi a questo canale. Poi in realtà non succedeva nulla se non al massimo che mi arricchisco io, però sono dettagli. Se volete dimostrare il vostro supporto basta un like, un commento e una condivisione, così da far girare il video e farlo vedere a più persone possibili. Se poi avete fatto parte della produzione di Pop Music e volete insultarmi, anche se ne dubito e vedremo a breve il perché, potete farlo su Telegram oppure addirittura in diretta su Twitch, dove streamo con Giorgio e Paolo sul canale Animated Time. Tutti i link sono in descrizione. Ma adesso basta informazioni di servizio, perché dobbiamo raccontare questa classica storia italiana. Partiamo dal principio. Chi è? Lei chi è? Il suo profilo di X recita: è una domanda, la ricerca di una risposta o una presa in giro? E io onestamente avrei preferito fosse l'ultima opzione. Trovare qualche informazione reale sul suo conto infatti è praticamente impossibile. Se si prova a cercare il suo nome escono tantissimi contenuti, persino un articolo di Sky TG24 del 2021. Ma se ne apri diversi ti rendi conto che a scrivere è sempre lei. E ovviamente in ogni singola descrizione si incensa con un fiume di concetti che starebbero bene in bocca a un critico d'arte moderna. Immagini testuali di grande potenza che però fanno riferimento a videoclip e canzoni davvero tanto pacchiani. Giuro, guardando la tua proposta, l'unica cosa che mi è venuta in mente è stata: Madonna che brutta fine che ha fatto Stefani di Lazy Town. Le intenzioni stanno a descrizioni che indicano coraggio, innovazione, profonda analisi sociale, non corrispondono con un risultato che sarebbe stato di basso livello anche 20 anni fa. La voce non sarebbe neanche male, ma è usata con la presunzione di chi crede di conoscere la musica e poi ha bisogno di 3 kg di post-produzione per non risultare stonato. I testi sono squalidi e più delle volte anche di difficile comprensione a causa di un'audizione non sempre perfetta. Le melodie piuttosto banalotte.
Certo, quando non hai troppe risorse a disposizione non ti si può richiedere la luna, ma non è che devi raggiungerla a tutti i costi. Si possono confezionare anche prodotti meno ambiziosi e raggiungere comunque ottimi risultati. Non è che la vita artistica è fatta solo di alto e basso. Per lei chi è invece sembra esistere solo l'eccellenza, quasi un'ossessione che insegue freneticamente attraverso svariati campi, malgrado siano ormai 5 anni che non ottiene alcun riconoscimento, pur avendo speso presumibilmente tanti soldi per ottenerlo. E ci arriveremo. L'unica fonte che parla approfonditamente della sua figura è infatti il sito di Not Just Music, una sorta di fusione tra etichetta musicale e studio di produzione cinematografica, che ha deciso di puntare su di lei per gli evidenti talenti e anche perché è sua. Ma proprio chiaramente. Se non è sua, magari è del marito, della sorella, di qualcuno che le vuole tanto bene e ha molti soldi da scialacquare. Perché altrimenti non si spiega come un'azienda che non parla dei suoi dipendenti o dei suoi assistiti da nessuna parte abbia una sezione intera dedicata a lei chi è. Se è una strategia di marketing, è una tra le più bizzarre che io abbia mai visto. E lavorando con fumetti e animazione, di pubblicità veramente strane ne ho viste a bizzeffe. Fortunatamente però, questa è una comune storia italiana e dunque la verità è molto più banale. Prima di approfondire questa affascinante figura, lasciatemi però specificare che non sto compiendo nessuna violazione della privacy o atti illegali. È vero che sono venuto a conoscenza dell'identità segreta di questa supereroina moderna grazie a un commento segnalatomi dal caro amico Matteo Caronna, ma se avessi attivato prima i neuroni mi sarebbe bastato, che so, controllare gli autori delle canzoni. Perché per quanto la signora Galli si sia sforzata tantissimo a creare un'aura di misticismo attorno al suo personaggio, qualche briciola della sua vera identità l'ha lasciata e come. In una delle ultime interviste vi lasciate per promuovere Pop Music ha infatti svelato, come vi dicevo poc'anzi, di provenire dal mondo della moda. Informazione che ci porta all'agenzia Alta Moda nell'Est Europa, che sembra il titolo di una canzone di Calcutta, è invece una realtà attiva nel campo dell'intermediazione da più di 20 anni. In pratica si occupa di intercedere tra le aziende per organizzare l'importazione di capi firmati, appartenenti anche a firme rilevanti quali Trussardi o Emporio Armani. I dubbi, quindi, sono molto pochi. Chi è lei chi è? Professionista della moda, aspirante cantautrice e, a quanto sembra, così tanto appassionata d'animazione da volersi lanciare nella produzione di un lungometraggio senza avere la minima competenza per farlo. Perché dai, anche se viene da tutt'altri lidi, come minimo avrà deciso di investire i soldi guadagnati con fatica perché voleva realizzare un sogno, dare il suo contributo, alzare il livello della scena. Eppure, ho i miei dubbi. In ogni intervista di presentazione, la signora lei chi è afferma che il progetto Pop Music è in lavorazione da circa 10 anni e nasce a seguito del videoclip di Babbaciami, realizzato in 2D e apparentemente tanto interessante per l'artista da portarla a costruirci attorno un'intera narrazione. Ora, se proprio dobbiamo essere sinceri, è chiaramente un lavoro al risparmio che ricorda tantissimo gli speciali natalizi che andavano in onda sulle reti televisive americane negli anni 80. Ma a destare perplessità sono le tempistiche. Babbaciami è infatti uscita 2 anni fa e anche se la descrizione specifica che è rimasta nascosta in un cassetto per diversi anni, il progetto Lei Chi È è partito nel 2019 e di Pop Music invece si è iniziato a parlare nel 2022 nella piccola cornice del Festival di Cannes. È decisamente possibile che la Galli avesse registrato i pezzi anni prima e si spiegherebbe anche perché suonino così anacronistici alle orecchie di un avventore del 21° secolo. Ma chiusa la porticina del dubbio, si apre un portone che non riesco più a trattenere. Not Just Music non è uno studio d'animazione. Il sito lo indica come una casa di produzione indipendente, ma non c'è un portfolio, non c'è uno storico, il nome di un addetto ai lavori, solo una marea di quelle descrizioni altisonanti che, ormai l'abbiamo capito, appartengono al modo di fare stravagante di lei chi è. Posseduto dallo spirito di Mario Giordano, ho dunque deciso di informarmi al di fuori del sito e ho subito trovato dei dati piuttosto curiosi. Anzitutto, Google indica la sede fisica di Not Just Music come un negozio di elettronica. Non so chi l'abbia impostato così, ma consiglierei comunque di cambiarlo perché altrimenti un animatore di belle speranze che vuole entrare in questo mondo magico potrebbe anche rimanere disorientato e passare oltre. Certo, c'è da dire che potrebbe succedere banalmente anche con le 11 recensioni pubblicate su Glassdoor, sito che permette ai dipendenti
o in questo caso agli ex dipendenti, di dare opinioni pubbliche sul posto di lavoro che hanno frequentato. Tolta la più recente, che comunque indica poco spazio di crescita e poco tempo a disposizione, in tutte le altre vengono identificati dei problemi piuttosto gravi. Uno junior 3D animator indica un ambiente tossico in cui quelli nella sua posizione vengono sfruttati e insultati, con un titolare poco professionale che a suo dire prende il mondo delle tre dimensioni come un gioco alla portata di tutti, non come un lavoro per cui servirebbe studio e professionalità. Un lighting artist conferma e aggiunge frequenti tentativi di raggiri sui contratti, un modellatore mette l'accento sul rapporto con il capo, un altro lighting artist addirittura consiglia di mettere da parte il lato artistico personale perché non vale nulla. Nonostante questo, la posizione è ottima per la pausa pranzo. Ora, che ci fosse qualcosa di poco chiaro era certo sin dall'uscita di quel trailer imbarazzante che mostra un livello tecnico decisamente basso e una raffinatezza dei modelli che poco sa dice a un prodotto finito. Si poteva però sperare che almeno il lavoro fosse stato subappaltato ad uno studio indonesiano e pagato una miseria. Invece, come purtroppo sospettavo, anche qui c'è stata la presunzione di improvvisarsi maestri in un campo che non si conosce. Purtroppo, per fortuna, viviamo in un periodo in cui l'atto artistico è alla portata di tutti e appare talvolta come una facile scappatoia verso fama e affermazione individuale, cosa che da un lato può portare alla scoperta di talenti interessanti e dall'altro genera un oceano di ultimi arrivati che credono di poter funzionare bene in un campo semplicemente perché se lo sentono. Non studiano, non si confrontano con il resto del mondo, pensano semplicemente che per avere talento basta convincersi. Gli altri poi saranno automaticamente persuasi dalla bellezza di ciò che crei. Lei chi è, molto onestamente, sembra proprio il prodotto di questo individualismo scellerato. È un personaggio nato perché una persona voleva mostrare a tutti i costi la sua creatività, pretendendo magari che tutto il mondo fosse in attesa di ascoltarla. E sapete, in realtà non lo trovo sbagliato. Mettersi in gioco è sempre la scelta giusta. Il discrimine sta nel come lo fai. Finora non ve l'ho detto perché i discorsi su così si fanno sempre alla fine. Ma le recensioni dei suoi ex dipendenti non sono l'unica controversia che circonda il personaggio. Senza mezzi termini, le visualizzazioni dei videoclip di lei chi è? Sembrano tutte comprate. Il videoclip più visto, quello di Babbaciami, ha 560.000 visualizzazioni e 1700 like. Quello di Culinaria 380.000 e 867. La tua proposta, infine, 368.000 e 924. Giusto per fare un paragone rapido, il mio video più visto dell'ultimo periodo ha 2600 like con 45.000 visualizzazioni. Per dei videoclip un ratio basso di interazioni può anche essere legittimo, ma se nei primi due casi i commenti sono furbamente bloccati, nel terzo ce ne sono 37 e appartengono praticamente tutti a sudamericani e spagnoli che non hanno la più pallida idea di come siano finiti sotto il video di lei chi è. Io lo so, ed è dovuto al fatto che ogni singolo pezzo dell'artista ha un suo corrispettivo in almeno 5 lingue diverse, ma conta davvero poco visto che sono bottate pure quelle. Gli unici video per cui non ha ritenuto di dover assoldare dei piccoli Skynet in erba sono delle piccole clip comiche che arrivano a stento a 600 views, confermando che se gli altri hanno raggiunto delle vette altissime per un indipendente italiano, il merito è forse del vil denaro. A ognuno il suo, insomma, e per quanto metta tristezza, va benissimo così. La vedo difficile per il numero di views, ma potrebbero anche essere contenuti sponsorizzati. E poi, anche Pop Music è il frutto della vanità di chi avrebbe probabilmente fatto meglio a commissionare il lavoro invece di sobbarcarsene il peso su spalle troppo strette. E il fatto che le lamentele degli ex dipendenti vadano rapportate ai cachet di celebrità estranei al mondo del doppiaggio mostra ancora di più come la voglia di arrivare superi quella di creare, sbandierata in tutte le interviste come motore principale del progetto. Rudy Zerbi, che onestamente conosco più che altro come il figlio illegittimo di Mengacci, ha ad esempio rilasciato diverse dichiarazioni che a un orecchio meno ingenuo suonano un po' come delle ammissioni di colpa. Si
Si dice infatti un amante dell'animazione, ma al tempo stesso afferma di non volersi cimentare nel ruolo di attore perché sa di non averne le competenze. Tutto bellissimo, signor Zerbi, ma il doppiatore è letteralmente un attore. Luca Ward, unica firma di peso, racconta che quando ha incontrato lei chi è per la prima volta, ha pensato di essere finito in una gabbia di matti. Poi, come spesso accade in questi casi, gli hanno mostrato lo stipendio e ha cambiato idea. E tutto questo nel contesto della mostra di Venezia, dove la regista ha trionfato nella categoria Producer and Director del prestigioso Premio Cinema Industria. Prestigioso perché organizzato da Rigidly Beautiful e ottenuto uno spazio dedicato al film in cui la produzione ha organizzato un party per la stampa che dalla seconda settimana di settembre ha iniziato a bombardare il web di articoli che riportano banalmente lo stesso comunicato. Attualmente il numero di redazioni anche piuttosto seguite che stanno coprendo l'uscita del seguito spirituale di Barbie la magia della moda aumenta giorno per giorno. È finito più volte su Lanza, su Best Movie, Coming Soon e nell'ultima settimana addirittura Vanity Fair, raccontato con descrizioni generiche e onestamente quasi poco interessate. Considerato che in nessuno di questi articoli c'è una mano diversa da quella di lei chi è o da chi per lei ha curato la comunicazione, mi fa pensare solo due cose: o è un film tanto unico e particolare da non poter essere riassunto in una manciata di righe, o l'idea di una commedia romantica ambientata nel mondo della moda è effettivamente un tantino vaga. Di proiezioni in anteprima neanche l'ombra. E questo ci porta dunque alla grande domanda: ma sto pap music è davvero brutto come sembra? Giudicare un film dal trailer non è mai troppo giusto. E siccome mentre sto finendo di scrivere questo copione sul canale di lei chi è comparsa una lettera aperta di ben 9 minuti, non voglio neanche dare l'idea di appartenere alla mistica categoria degli haters, quegli eroi che vengono sempre in soccorso di chiunque non capisca perché il suo lavoro viene criticato e deve dunque convincersi di essere detestato per partito preso. Cara lei chi è, non ci sono hater di pop music, solo amanti dell'animazione che si stupiscono di come un film che dalle immagini presentate sembra realizzato veramente male possa ricevere finanziamenti statali, un'attenzione sempre più grande da parte della stampa e una distribuzione migliore di titoli che sono costretti a morire dopo un paio di giorni nonostante abbiano uno storico conclamato e una marea di premi all'attivo. Avere queste perplessità non significa desiderare il fallimento altrui, non è frutto di invidia e non mette alla berlina i tanti sforzi effettuati per dar vita ad una propria ambizione. Semplicemente, non tutto merita delle lodi. E lo dico con tutto il rispetto del mondo, perché signora lei chi è, chiunque le abbia fatto dei complimenti dopo aver visto quello che finora ha visto il pubblico era in malafede. Dirle che quel trailer non si può vedere è pure semplice onestà, e anche se un giudizio fa indubbiamente valissimo, a volte si può sbagliare. Lanciarsi nel classico discorso da "io posso fare quello che voglio perché io sono io e voi non siete un cazzo" denota insicurezze, fa quasi pensare che ci sia vera consapevolezza del risultato. Perché alla fine, se ciò che hai fatto ha valore, non saranno certo delle lamentele a fermarlo. Certo, venir bersagliati da un numero sempre più alto di persone non è piacevole, ma bisogna anche capire che ad un'azione corrisponde una reazione uguale o contraria, e se crei qualcosa di brutto, ti tiri appresso un sacco di bruttezze. Idem se rispondi alle critiche in maniera antipatica, adducendo al fatto che siamo dei perditori tempo o che non possiamo dare una prima impressione su ciò che abbiamo visto perché non siamo stati pagati per lavorare al film. Riferimento peraltro piuttosto infelice, visto che dalle recensioni dubito fortemente che chi ci ha lavorato sia contento del risultato. Ripeto, sbagliare è umano. È una possibilità aperta a tutti, anche a me. Ed è proprio per questo che ho deciso di lanciarmi in un'azione che, a seconda del risultato, potrebbe avere o dell'eroico o del clownesco. Mi rivolgo a chi sta pensando di fare un salto al cinema. Non c'è bisogno che il 26 settembre andiate a toccare con mano. Ci penso io a sacrificarmi per il bene della patria. D'altronde, per fronteggiare la grandezza c'è bisogno di elevarsi allo stesso livello. Quindi da adesso in poi dimenticatevi di Italo Scagnello.
e chiamatemi lui dov'è. Ok, no, questa cosa era troppo stupida anche per me. Vi giuro, quando ho visto la prima volta il trailer di Pop Music, l'unico pensiero che mi è passato per l'anticamera del cervello è stato: chiudi, non informarti, non cercare proprio di sapere nulla riguardo a questa cosa, perché altrimenti potresti finire in un buco da cui non esci più. Purtroppo però, nonostante in questo paese non si parli mai di film d'animazione, si è deciso invece che bisognava far circolare sto comunicato stampa dappertutto, che a Venezia doveva addirittura vincere un premio per non si sa quale merito, e quindi è stato troppo forte per me. Ho dovuto interessarmi e anche mettermi nei panni del Mario Giordano di turno, perché ormai abbiamo visto che, come fa Yotobi, basta leggere due articoli per improvvisarsi giornalisti d'inchiesta. A sto punto lo faccio pure io. Questo però non è un video totale tombale, perché prima bisogna andare a vedere il film. Anzi, uno dei motivi principali, vi dico la verità, per cui ho deciso di andare a fare questa esperienza, probabilmente life changing, è banalmente vedere i crediti, perché vorrei capire chi ci ha lavorato a tutti gli effetti a questa pellicola. E infatti mando un appello: se siete tra quelle 11 persone che hanno avuto il coraggio di denunciare pubblicamente le pessime condizioni che a quanto sembra sono state imposte per la produzione di questo film, contattatemi, scrivetemi qua sotto su Instagram RonnyHron, trovate i link in descrizione per scrivermi dove volete, ma fatelo, perché c'è da documentare ancora di più questa storia meravigliosa. Obiettivamente, ragazzi, io più scavavo più non ci riuscivo a credere. È proprio un insieme di diverse storie all'italiana che ne vanno a creare una veramente inscalfibile, che probabilmente dovrebbe porsi nel pantheon delle storie italiane. C'è davvero di tutto: capitalismo spietato, arrivismo e Milano bene. È veramente super appassionante. Io mi ci sono perso e spero di riuscire ad uscirne senza dover andare in una clinica di riabilitazione e pagare un occhio della testa. Perché mi sembra davvero quello il livello di dipendenza a cui sto arrivando. In ogni caso, questo è comunque un canale dedicato alla bellezza, dedicato all'arte. Il prossimo sarà l'ultimo. Vi faccio questo regalo, ma non voglio infognarmi troppo nel mondo di lei chi è e poi rimanerci per sempre. Quindi facciamo questo servizio, perché credo che obiettivamente ci fosse il bisogno di buttare un po' di luce su quello che a tutti gli effetti, per lo stato dell'animazione in Italia, poteva risultare un grosso mistero. Perché al di là dell'uscita in sé per sé, una distribuzione del genere è davvero strano che sia riuscita ad ottenerla. Ricordiamoci che ogni volta che devono passare al cinema dei film anime che hanno anche avuto degli ottimi incassi in madrepatria, c'è da fare guerre, c'è veramente da costringere gli esercenti con una pistola puntata alle tempie, perché altrimenti non te lo fanno andare neanche 3 giorni. E qui invece si parla di una distribuzione abbastanza capillare, perché su scala nazionale, con distribuzione regolare, perché non si parla di 2 giorni, niente. Non sono state fornite delle date precise in cui teoricamente la trasmissione dovrebbe concludersi, ed è semplicemente assurdo, perché nel momento in cui ti presentano un film del genere senza storico, senza dati che potrebbero confermarne un plausibile successo, con un livello tecnico che anche ad un profano dell'animazione non può sembrare buono, ma come fai a dire di sì? Ovviamente ci possono essere tante teorie, però evitiamo di farne altre, perché magari qualcosa di denunciabile del video l'ho già detta. Detto questo, siccome la signora lei chi è ha basato il suo intero personaggio sull'ironia, io le suggerirei di prendere il mio video, come quello di altre persone, con la stessa identica ironia. Perché nella vita non si può essere perfetti, tutte le ciambelle non possono venire col buco, prima o poi un errore lo si fa, e se ti esponi al pubblico è ovvio che il pubblico te lo farà notare. Ovviamente ci può essere tono e tono, insultare non è mai giusto, però prendiamola con filosofia, perché se l'obiettivo era fare qualcosa, non è importante cosa poi ti diranno gli altri. L'unica cosa rilevante è che tu l'abbia fatto e sia soddisfatto di quello che è uscito. Quindi consiglio per il futuro: la prossima volta magari evitiamo di spararci nelle gambe con un video risposta di 9 minuti. Spero in ogni caso che il video vi sia piaciuto, che abbia potuto darvi anche degli spunti di riflessione magari che so sullo stato dell'animazione italiana, e noi ci vediamo alla prossima, cowboy spaziali!